Buongiorno ragazzi e ragazze, siamo, non riconoscerete il background probabilmente, o forse sì se mi seguite già dall'anno scorso, ma questa è la casa d'infanzia di Tomas ed è una casa in campagna in cui noi veniamo molto spesso in estate, appena possiamo, perché c'è la piscina, si sta più freschi, siamo in mezzo al verde, c'è tutto, insomma, un parco bellissimo attorno alla casa e quindi sì, questa è praticamente la nostra casa del weekend estiva ormai diventata. Ma sì, si sta davvero benissimo. E, siamo stati qua, oggi è domenica, siamo stati qua, siamo arrivati venerdì pomeriggio tardo e poi appunto siamo rimasti qua tutto sabato ieri con i nostri amici. Vi ricordate la nostra amica Nancy, quella greca che aveva fatto le patate che vi sono piaciute tanto, stile greco al forno, che alcune di voi hanno rifatto la ricetta? Ecco, con loro eravamo ieri e oggi invece sono venuti a trovarci Valentina e Max, che li conoscete molto bene. Ormai, mi sa che sono già arrivati tra l'altro, perché io nel frattempo io mi sono svegliata tipo all'una e mezza, un po' prima dell'una e mezza, una roba pazzesca. Comunque, i risultati del peeling li sto già vedendo nelle zone che si sono già spellate. L'unico problema del peeling è che appunto ci mette un sacco la pelle a spellarsi, quindi tipo per una settimana dovrei fare diverse sedute, però visto che quando si fa il peeling poi non si può prendere il sole, che molte di voi mi hanno detto, ma non si fa in estate il peeling come qualsiasi altra cosa di questo genere, si può fare ovviamente tutto l'anno, solo che poi non puoi prendere il sole, quindi io sono con il cappellino, avete visto che anche ieri non ho preso sole. E poi metto la 50 più, però io appunto di norma tendo a non voler prendere troppo sole, a non volermi abbronzare troppo, anche perché appunto io ho la pelle molto chiara, molto delicata, quindi non voglio rovinarla, ma sapete già, anche se mi piace essere un po' abbronzata, però appunto adesso sto aspettando che la pelle si spelli completamente, che già devo dire è a buon punto. Qui ho ancora un po' un pezzetto, si deve spellare la fronte e poi qui ancora un po', soltanto qui all'esterno. Ecco, infatti mi stanno cadendo appena mi tocco, ma perché ve li faccio anche vedere? Che schifo, scusatemi. Comunque è un po', come dire, bisogna farlo questo peeling, devo farlo quando ho veramente tipo una settimana poi in cui non faccio nulla, perché filmare è difficile, ma anche andare in giro, perché tipo la gente, sono uscita nei giorni scorsi e mi guardavano tutti malissimo perché avevo tipo questi brandelli di pelle che cadevano, vi giuro che mi vergognavo tantissimo, però se ti trucchi si vede ancora di più, quindi tanto vale che non ti trucchi, quindi tipo mi guardavano tutti così, tipo quella ragazza ha qualcosa di strano, tipo che malattia pazzesca. E quindi però adesso è già molto molto meglio perché si vede ancora solo poco qua. L'unico problema è anche che cioè tutti i brufoli che hai si infiammano tantissimo perché c'è questo strato di peeling sopra di pelle che si deve spellare che li blocca e quindi non li fa, cioè quindi li infiamma ancora di più e quindi in quella settimana tutti i brufoli che hai prima di migliorare peggiorano, tipo guardate che roba, quindi sì, dovrei fare altri cicli di peeling, a questo punto li farò da ottobre in poi, perché appunto se prendo un po' di sole non voglio rischiare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, però è un po' così, un po' difficile per il fatto che appunto poi sono tipo un mostro che si spella per una settimana, quindi però adesso niente, io mi sono già vestita, ho già messo il costume, non so se riuscite a vederlo. Ho messo il costume, sì, e raggiungo gli altri che ho sentito che sono già arrivati e quindi a dopo. Questa è la mia colazione, ragazzi, ed è yogurt greco, non è a fuoco, ok? È yogurt greco con muesli e fragole che tra l'altro ho raccolto io ieri, quindi sono fragole fresche, rostre di casa. Guardate quante ho raccolto. Questa non è molto bella, però tante sono. Sono tipo le fragole perfette, sono buonissime, super super gustose. Là c'è Valentina che sta cucinando, che non vuole che io la inquadri. Ah, ok, un saluto ci sta, un saluto ci sta. Sei tutta sfocata però, non si vede niente. Bene. E sta cucinando, che cosa stai cucinando? Andiamo a vedere qua da vicino. Ma queste sono zucchine. Sì, ma c'era un fatto. Sì, vabbè, il fornellino è un E purtroppo il, pochino. sì, è molto Un basso. pochino È precario, molto sì. basso. Anche quello Comunque. della pasta ci metterà un sacco. Sì. Spiegaci cosa stai facendo. Sì, teoricamente dovrebbe esserci da qualche parte dell'aglio e dello zenzero. Poi faccio, insomma, dovrebbe cucinarsi prima o poi, forse Dovrebbe. domani. Poi frullo tutto con le mini pimer e metto nella pasta e facciamo la cremina con le zucchine, Che ginger buona. e aglio. Ci metto un po' di pepe che è un buon sapore. Che
hai portato tu. Che ho portato. Abbiamo frullato le zucchine. Esatto, e questa è la salsina. Ha un profumo buonissimo. Mm-hmm. Wow. E spero che sia anche buona. Ma sicuro. Sicuramente lo sarà, tu sei brava, non sei come me. Valentina potrebbe farmi le lezioni. Allora, lezione di cucina, Nicole. Sì, è lezione di tagliamoci le dita col mini pin. No, ti prego. Ok. E questa invece, ragazzi, è tutta la carne che abbiamo per la grigliata di stasera. Una montagna. Tommaso che la femo, non preoccuparti. Wow. Speriamo che sia anche buona. Come l'acqua, Tommaso? Freddissima. Tra l'altro volevo farvi notare George che sta tentando il suicidio. Povero George. Guarda le rondini che vengono a bere l'acqua in piscina. Non c'è nessuno, eh? Guardale. Solo che devono fare tipo 10 prove prima di riuscire a bere un po' d'acqua. Non ce l'ho io mai. Ah? Non ce l'ho io. Dove vuoi tu? Dai, mi siedo io qua. Ok. Se mi passi tutto su. Wow. Carica bene, Tommaso. Ma non mi hai detto fai poca, che non ho fame, che non, no, non mettere un chilo, che è troppo. No, adesso vado a cambiare idea. Lato al marmellata piace anche. Le merendine molto preferite di Tommaso, ragazzi. E basta. No, dopo aspetta. Dopo I flauti, sì. I flauti al cioccolato piacciono tanto. Dico la cioccolata, non fiesta. La fiesta è fantastica. No, Mimino non sopporta la fiesta. No, perché ha l'alcol. Le feste al limone era una volta. Sì. Oltre alle orange anche quelle di limone. Davvero? Sì. Nei cornetti. Ragazzi, Vale ha fatto o li avete fatti tutti e tre? Io in realtà mangio. Vale ha fatto. Io ho fatto l'assaggiatore alla comunque a me pare comunque che per quello che riguarda la cucina fa tutto lei, mi pare. Cioè voi do una mano. Hai aiutato. Ecco, la voce della verità, così. La voce della verità. Comunque, ragazzi, io bounty sono, fatti in casa, guardate che roba. Allora, chi inizia? Io. Guardate, ragazzi, l'interno buonissimo. No? Beep. Com'è? Fattibile. Oh, santo Dio. È fredda. Gelida, eh. È gelida, ragazzi. Divertitevi con George. George dovremmo... Tra l'altro, io sono stato il primo della mia famiglia che sono entrato in acqua questo anno. Sì. Veramente il primo sono stato. Mi sono entrato solo. Bisogna gonfiare un po', George. Mi sa che ha pulito bene. Sì, molto bene. Ha pulito tutto. Sì, l'unica cosa. Dio, un po' da fare, i gradini, infatti, bisogna appoggiarlo. No. Ciao, pupetto. Ciao, gli uomini sono molto coraggiosi oggi, si tuffano, noi no. Sì, eh. Ti fai un giretto con George? No, è troppo alto. Ah, è troppo alto. Sì, non riesco. È bellissima la piscina, no? Solo che è veramente gelida, almeno per me. Dove sì, poi lo mettiamo via, sì. Sì, sì. E se sta qua sotto al sole si rovina. Facciamo vedere la perfezione della griglia. Il nostro chef con il grembiule più figo del mondo. Wow. Poi abbiamo preparato anche le patate con rosmarino di casa, tra l'altro. Olio d'oliva, anche quello di casa, e pepe. E poi abbiamo le zucchine e altre patate, sempre uguali. E poi abbiamo le pannocchiette. E questi sono altri spiedini che però non so se servirà farli, perché abbiamo tantissima, tantissima roba. Oh là là, ragazzi, guardate. Che bontà. Come sta andando sta partita, Tommaso? No, sta partita bene, benissimo. L'entusiasmo. Scacco. Aia. Oh. Ah, ah. La soddisfazione. Non te la più un c***o. Tommaso! Ma quanti beep devo mettere in sto filmato? Scacco. Aia.
Tre pedoni. Re tre pedoni? Ce la puoi fare. Io comincio a mangiare. Uno. No. Guarda, guarda Tomas, guarda Tomas. Non riesce a trattenere il sorriso. Guarda. Due. La regina sarà cicciona. Adesso, adesso Riccardo e Nicole ti riprende. Vedere quante ragazze dire. Ma chi è quel ragazzo? Scacco. Io può mangiare questo. Ma tu gli dai consigli? Sì, io sì. Ah. No, non ancora, adesso sono io. Onesto. Sono io. Non poteva neanche metterlo là perché era sotto scacco del cavallo. Sì, adesso sì, però. Già prima qua la facciamo. Allora, facciamo così. Scacco. Quanto ti piace dire scacco? Scacco matto. Grazie. Tomas! E scacco questo o no? Sì, sì. Bravo! E vai! Prossima volta rivincita. Siamo 4 a 3 per 4 te. 4 a 3, sì, adesso sono per me, sì. Dai, 4 a 3 vuol dire che bravo, entrambi. Sì, sì, comunque e prima era lui in vantaggio, eh. Ah. Prima eravamo 3 a 2 per lui. Ah. Adesso sono tornati qua e ho fatto due vittorie perché dovevo vincere, cioè non esisteva questa perdita. Quindi approvi questo sfidante. Dovete sapere sì, che sì. Tomas è molto competitivo e lui praticamente non ti molla fino a quando vince, cioè questo è, cioè, non può perdere Tomas. Ok, i nostri amici sono andati via, stiamo per andare anche noi, abbiamo sistemato tutto. Tomas ha dato da mangiare ai cagnolini piccolini, 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 molto piccolini. Che adesso se riusciamo ve li facciamo vedere prima di andare via. Abbiamo preso tutto quanto, molta roba abbiamo già portato in macchina. Borsetta che sta malissimo in questo outfit, ma avevo un altro outfit quando siamo arrivati. E basta, ci mancano lo zaino, il mio computer. E credo che abbiamo preso tutto, sì. Non so se vi ho mai fatto un tour della nostra casetta di campagna. Scrivetemi se vi può interessare. Prossima settimana quando torniamo vi faccio il tour. E basta, questo quanto. Andiamo a vedere anche se ho svuotato tutto nella nostra stanza. Ma credo proprio di sì. Guardate Tomas, quando era giovincello. Non si vede tantissimo, spero riusciate a vedere. E anche qui, guardate che bello che era Tomas. E qui anche abbiamo svuotato tutto quanto. Sì, direi proprio di sì. Tutto a posto. Guardate ragazzi, questa era la nostra prima foto insieme. La prima foto che ci siamo scattati ed era proprio qui in questo giardino. Ebbene, questo è quanto. E questa è un'altra mia fottina. E questo è quanto. Ciao ciao, cameretta, ci vediamo prossimo weekend. Eccoli qua i cagnolini, li avrete sicuramente visti in qualche video l'anno scorso. Questo è Groff, piccolo piccolo Groff. Tomas li chiama Mickenausi, come se fossero piccoli. Invece sono giganteschi, specialmente Groff, che povero è cieco. E poi c'è Grisha, che io chiamo Grisha biondina. Oddio, come mi scodinzola e mi si può... Oddio, sei già pronta? Sei già pronta? Oddio, Grisha biondina. Oddio, guarda. Oddio, pupetto, gli è partita la gamba anche con me, guarda. L'hai visto? Ciao, Grisha biondina. Ciao, piccola Grisha. Ciao, piccola Grisha. Ah, sì, a lui parte sempre la gamba. Però il fatto è che Groff è proprio innamorato di Tomas, quindi se lo accarezza qualsiasi altra persona non è uguale. Tipo già è tanto che mi si è posizionato a me. E poi sta qua e aspetta. Nella speranza che tu lo accarezzi ancora. Guarda qua. Lo so, io non so che grattarlo bene. Cosa vuoi che ti dica? Pilka Lofek. Ciao Grisha biondina, tu sei tutta mia. Tutta mia Grisha biondina. Pilka Grisha. Sono molto dolci se ti conoscono. Oddio, ti do anche la zampa, guardala. Ah, guarda che in tanti ti chiedono che razza sono. Racconta. Pastori del Caucaso. Pastori del Caucaso. Maschio e femmina. Sì.
E Tomas li ha presi, un maschio e una femmina, perché voleva avere i piccoli. Sì, che, no, che li ho presi comunque da due allevamenti diversi, in modo ecco. Proprio per farli accoppiare. Sì. Il problema è che Grisha, dovete sapere, è lesbica. Cioè, non si sa se è lesbica, però diciamo che non si fa Grisha, puntare. No, Grisha monta Groff, quindi cioè, non penso cioè, che no, ci siano no, cioè, non si fa montare, ecco. Lo monta lui, io l'ho vista diverse volte e abbiamo riso come dei matti, quindi sì, no, veramente. E lui tipo è là che tipo non capisce che cavolo sta facendo. Comunque, e quindi sì, non ci saranno dei baby Grisha, baby Groff, mi sa. Però, anche perché ormai quanti anni hanno? 7, 8? 6 e 7? Beh, in luglio Groff avrà 8 anni. Luglio 8 anni. Avrà. E Grisha non è anche un anno di differenza. Praticamente ne farà 7. Però le farà il prossimo anno, dai. Ciao Grisha, ciao Groff. Ci vediamo prossima settimana. Siamo tornati a casa e sto praticamente svuotando una valigia per farne un'altra, perché lo sapete. Oh, che cosa sta succedendo? No, probabilmente voi non ve ne siete accorti, ma c'è il flip della mia videocamera che ogni tanto traballa. Comunque qui c'è caro Denver che vuole salutarvi. Siamo tornati. Ciao. Tu ti fai sempre sentire tantissimo, caro Denver, specialmente quando siamo stati via per 2 giorni, tipo, o 3. Come se fosse la fine del mondo. Ciao, piccolo carino. Tutto bianco. Un poco arancione. Sei bellissimo. Sei bellissimo. Sì. Comunque, la valigia per domani è pronta. O quasi. Ho comprato anche un paio di dolcetti, ce ne dovrebbe essere un altro da qualche parte, per i gatti di Demelza, e poi le porto queste candele perché lei impazzisce per queste candele, e questo è quanto, e devo ancora sistemare tutto il resto di roba qua. E come al solito a fine video ci sono io sul divano a chiacchierare un po' con voi prima di mettermi al montaggio di questo video. E se notate in fronte qualcosa di strano, mi sono messa la cremina sul brufoletto in modo che me lo asciughi per domani, ma appunto è stato tutto effetto del peeling. Comunque finalmente devo dire che no, si sta ancora spellando un sacco quella pelle, mamma mia, e anche qui, però ormai si vede molto meno con il trucco, quindi sono molto contenta. E Tomas è andato a nanna. È stato un po' difficile perché, no vabbè, domani riesco a vederlo ma solo per 5 minuti, perché quando lui torna a casa io in realtà parto per l'aeroporto e vado con un transfer in aeroporto, quindi non posso ritardare, devo per forza andare a quell'ora. E quindi è stato un po' difficile salutarlo, perché so che comunque domani sì lo rivedo, ma per 5 minuti. In realtà sto via solo 2 notti e volevo partire nel weekend e andare da Demelza con lui. Il problema è che nel weekend ho controllato i voli e c'erano dei prezzi folli, folli, quindi volo soltanto io durante la settimana. Vado a trovare Demelza, non voglio parlare... Non voglio parlare di cose personali, niente, non preoccupatevi, ecco tutto qua, però è giusto secondo me che io vada e stia un po' con lei, le stia un po' vicino. E quindi sì, adesso volevo soltanto ancora raccontarvi, sperando che non mi annullino il volo come è successo qualche giorno fa, e siamo stati tipo 3 ore in aereo e poi alla fine ci hanno annullato il volo e sono dovuta ritornare a casa. Comunque volevo dirvi, ah sì, volevo scusarmi con voi perché ho visto che su Instagram gli ultimi post che ho fatto erano tutti praticamente, non tutti ma la maggior parte, erano sponsorizzati, quindi voglio dirvi che ho notato questa cosa che mi dispiace molto e che cercherò di mettere molti più post miei, fotine mie e più spontanee e così, e non appunto sponsorizzate, perché so che poi può essere forse un pochino troppo, non lo so, ditemelo voi. Quindi ho visto però che le ultime foto che ho postato proprio di me così solo sorridendo, perché alla fine mi piace anche, mi piace soprattutto postare fotine di me così, magari per farvi vedere l'outfit o quello che stiamo facendo in quella giornata, che solitamente tendevo ad usare più stories e poi finivo appunto per non postare niente sul mio Instagram se non post sponsorizzati, ma prometto che questa cosa cambia. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, eccetera, perché appunto andando, scorrendo per le foto, mi sono resa conto che
c'erano troppi post sponsorizzati, quindi non voglio che il mio Instagram diventi troppo... Sì, troppo, non lo so, troppo sponsored, quindi ecco, sappiate che questa cosa cambierà. Comunque, non vi ho detto quanti anni ha compiuto Tomas, perché vi ho detto che è stato il suo compleanno il 7 maggio, ma in tantissimi vi avevo fatto indovinare, e poi invece in tantissimi avete scritto, secondo voi, quanti anni compie. Oggi non so parlare, cioè vi sarete resi conto, e poi alla fine non vi ho detto quanti anni ha compiuto. Tomas è dell'81 e ne ha compiuto, ragazzi, 37, cioè la vecchiaia. Comunque tutti dicono che non li dimostra assolutamente. Io sono molto d'accordo, perché secondo me sembra anche più piccolo di me. Boh, non lo so, comunque non li dimostra per niente, però sì, ha 37 anni, ragazzi. Poi volevo anche dirvi che mi avete consigliato Stranger Things e 13 Reasons Why. Voglio solo dirvi che sono molto arrabbiata con voi, perché praticamente mi avete mandato in questo vortice di dipendenza da serie TV, e praticamente ho visto tutte e due le serie di Stranger Things e tutte e due le serie di 13 Reasons Why in due o tre settimane al massimo, e adesso sto aspettando che escano la terza serie, sia dell'una che dell'altra, e adesso ho iniziato a vedere Money Heist, che si chiama La Casa de Papel, mi sembra, che è una serie TV spagnola, e ho visto solo la prima o le prime due puntate, però mi sta piacendo abbastanza, e quindi sì, però è colpa vostra che mi avete mandato in questo vortice di dipendenza. Adesso non posso più vivere senza Netflix. Comunque no, sono contenta, perché voi mi avete consigliato anche molte serie TV che già ho visto, tipo Breaking Bad, l'ho vista tutta, ma ai tempi quando era uscita negli Stati Uniti, e poi ormai anni fa, mamma mia, bellissima, quella è stata la mia preferita assieme a Lost, e però devo vedere le ultime stagioni di Orange is the New Black, How to Get Away with Murder, e poi ce n'era un'altra, ah sì, American Horror Story, e le ultime due stagioni io non le ho viste, però non so perché in molti mi hanno detto sì, no, le ultime due stagioni non sono state proprio il massimo, ad altri invece sono piaciute, tipo quella con Lady Gaga, alcuni mi hanno detto che non merita, però fatemi sapere, voglio sapere se ha senso vederle le ultime due stagioni oppure no. Comunque, un'altra cosa, perché l'altro giorno stavo vedendo i commenti del video che ho fatto sul trucco con i prodotti da un euro, e nel video avevo detto una roba tipo... Cosa c'è, Gatto Denver? Oddio, Gatto Denver, quando entra nella stanza si fa sentire. Che cosa c'è? Cosa c'è, Gatto Denver? Ciao, piccolo gattino tutto bianco, sei tutto bianco, un poco poco arancione. In quel video appunto facevo un trucco, ho fatto un trucco completo con i prodotti da un euro, e devo aver menzionato una cosa del tipo non voglio contagiarmi con utilizzando i tester, una roba del genere, non mi ricordo, e in tantissimi hanno scritto, ma molti anche in malo modo, e per non dire altro, mi hanno scritto: ah, ma tu sei snob, non tutti hanno i soldi come te, perché tu sei snob, perché pensi che i test dei prodotti a un euro tu possa prenderti le malattie, non so cosa, non mi ricordo esattamente cosa avessi detto, però una cosa del genere, perché sì, perché chi ti dice che i prodotti di un euro siano tutti, i tester dei prodotti a un euro siano sporchi, tu hai pregiudizi. Sì, no, ragazzi, no. In realtà io penso lo stesso anche dei tester dei prodotti di Sephora, dei tester dei prodotti di alta profumeria, ok? Tutti i tester, indipendentemente dal costo dei prodotti, tutti i tester sono sporchi. Tutti i tester sono pieni di batteri, funghi, e chi più ne ha più ne metta, ok? Io sconsiglio fortemente, e non ve lo dico perché credo che siano sporchi, pieni di batteri, ve lo dico perché ci hanno fatto dei test su di laboratorio, e ci sono anche video su YouTube in cui analizzano eccetera, e i risultati sono sconcertanti. Si parla di streptococco, si parla di muffe, si parla di funghi, si parla di batteri vari, adesso non mi ricordo esattamente,
E tra l'altro volevo farlo anch'io un video del genere, quindi ditemi se è una cosa che potrebbe interessarvi, nel senso che mi piacerebbe portare in laboratorio, analizzare i tester di varie profumerie, indipendentemente, varie profumerie, e portarli ad analizzare, vedere un attimino il risultato. Quindi sì, volevo chiarire questa cosa perché non mi piace sentirmi dire che sono snob, non mi piace, non capisco perché si debba dare per scontato. Cioè, io in quel video ho detto che i tester mi fanno, non lo so che cosa ho detto, che non voglio contagiarmi con i tester, però sì, il video sì era sui prodotti da un euro, però ripeto, a me tutti i tester, io non tocco proprio i tester, appunto perché ho visto che cosa si nasconde, ecco, nei tester di tutte le profumerie, indipendentemente dal costo dei prodotti, lo ripeto. Quindi, perché se ci pensate, tutti quelli che vanno a toccare i tester, insomma, non penso che tutti abbiano le mani pulitissime appena lavate, no? Basta andare in giro in metropolitana, piuttosto che, non lo so, in autobus, in tram, toccare i contanti e poi si va a piastricciare con il dito nel tester e ovviamente lì il tester è già contaminato. Quindi immaginate che questa cosa viene fatta centinaia di volte al giorno, quindi io se fossi in voi non andrei proprio, ecco, a prendere il rossetto e stenderlo sulle labbra o prendere un ombretto e applicarmelo sull'occhio, perché così nascono le congiuntivite, eccetera. Visto che io sono abbastanza sfigata per queste cose, sì, evito i tester come la peste, nel senso che se proprio devo provare un prodotto, sì, lo swatcho, sto attenta a metterlo tipo non lo so, sul polso, ma so che è sporco, quindi appena posso mi lavo le mani, ok? Non andrei però appunto ad applicarmi i trucchi sul viso, però spesso vedo gente che si trucca nelle profumerie e si stende, che schifo. Mi fido un po' più di MAC per quanto riguarda questo, perché so che puliscono molto bene i tester, i prodotti labbra ad esempio, loro usano sempre pennellini monouso, quindi loro sono molto più attenti a questo. E per il resto, appunto, comunque anche lì, anche da me, i tester, la gente va, tocca, quindi sono anche quelli, non si salvano nemmeno loro, ecco. Volevo spiegare questa cosa perché siccome ho visto diversi commenti del genere sotto quel video e non posso io ovviamente tornare indietro e modificare una parte del video e specificare roba, molto spesso succede, e quindi poi magari appunto ve lo dico in video come ho fatto questa volta. Quindi ecco, smettete di darmi delle snob una volta per tutte, so che la mia family non lo fa, però ecco, basta. Quindi questo è quanto, io vi mando un bacio grandissimo, mia family. Volevo dirvi che non so se salterò un video quando sarò da De Mesa oppure no, spero di no, però non posso garantirvi niente, perché appunto non so se riuscirò a filmare tantissimo, considerando che due giornate comunque le passo bene o male in viaggio, quindi vedremo un attimino. Non mi piace volare da sola, ma sì, lo faccio comunque, quindi insomma non è che io sia terrificata, non è che io sia spaventatissima, eccetera, però diciamo che appunto se fosse Tomas sarei più contenta, ma appunto non, lui durante la settimana non può venire perché lavora, quindi non, ecco. Questo è quanto, niente, io mi dilungo sempre, chiacchiero, cioè robe sconnesse veramente, che mi sento talmente ormai a casa, talmente in confidenza e ho una familiarità con voi ormai che sì, mi piace così chiacchierare e mi perdo anche nei discorsi a volte, proprio come farei con un'amica. Quindi questo è quanto, spero di non saltare un video questa settimana, ma appunto se succede mi dispiace, mi scuso già d'ora. Un bacio grandissimo e spero che ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!